Bene, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Scuola di Alta Amministrazione. Oggi con noi Giulio Camiz, che ringrazio per la disponibilità e la presenza. Con lui affronteremo un tema importante come quello della luce naturale. Per la precisione, luce e ventilazione naturale siamo virtuosi. Giulio lavora con Velux dal 2009. È stato consulente tecnico nel Lazio dal 2017, responsabile nazionale per la formazione dei progettisti, quindi si occupa di ricerca e di divulgazione sul rapporto tra la luce naturale e la progettazione e tiene già da diversi anni workshop e incontri per cercare di condizionare positivamente quella che è la progettazione e la ristrutturazione di edifici pubblici e privati in un'ottica appunto di maggior utilizzo della luce naturale, che dovrebbe essere una cosa sacrosante di default, che invece scopriremo in questa giornata che in realtà non lo è. E ricordo come sempre le regole di ingaggio, diciamo così, e cioè la possibilità di fare domande durante la prima parte nell'intervento, nella relazione introduttiva del nostro relatore tramite chat, noi le raccogliamo e poi le andremo a proporre a Giulio nella seconda parte. Quindi io mi fermo qui per adesso e do la parola direttamente a lui. Grazie a tutti. Sì, allora, intanto si sente Marco, la mi conferma? Ok, grazie a tutti anche da parte mia, grazie Marco per la presentazione, e vedo che siamo un gruppetto di virtuosi del sabato mattina e spero che sarà una chiacchierata interessante per tutti voi, sicuramente lo è per me, nel senso che io sono abituato a dialogare con progettisti soprattutto. Il mio lavoro è quello di rapportarmi con chi fa progetti di architettura, di edilizia in generale, quindi conosco molto bene le loro dinamiche, i loro contenuti, le loro istanze, le loro difficoltà, le opportunità perse, i rapporti anche con la pubblica amministrazione. Quindi trovo molto stimolante questa opportunità perché ci dà modo di metterci un po' dall'altra parte. Ecco, io non sono troppo abituato appunto a parlare con chi di solito si rapporta con i progettisti nel processo edilizio. E io vi racconterò un po' di cose relative al mio lavoro, a quello che faccio da ormai 12 anni, cioè appunto farmi delle domande sul rapporto tra luce naturale e progettazione architettonica, in particolare per quanto riguarda l'edilizia standard, ecco, quello è il mio campo. È molto interessante la luce naturale nei grandi progetti emblematici della storia della progettazione, per carità, ci mancherebbe, anzi gran parte della teoria su cui mi baso viene un po' da quei fari là, però secondo me è interessante chiedersi nel quotidiano, quando si costruisce una casa, una scuola, un edificio pubblico, una ristrutturazione, che rapporto abbiamo noi architetti, progettisti, ma anche poi in generale gli utenti e la comunità con quello che chiamiamo appunto il campo luminoso. Ci sarà qualcosa di tecnico oggi, di un po' tecnico, ci sarà qualcosa di relativo alle normative, alle leggi nazionali, soprattutto nazionali, e alle tendenze che da esse vengono fuori a livello locale. Io intanto condivido, inizio a condividere la presentazione. Allora, questa, scusate, è l'ultima, ripasso alla prima, la ricondivido. Ok, Marco, mi confermi che si vede? Sì, si vede. Perfetto. E quindi appunto mi sono chiesto, per chiacchierare diciamo un'oretta, un tre quarti d'ora, 40 minuti, adesso il tempo che sarà necessario su questi argomenti, che cosa sarà meglio affrontare? Io sono abituato a gestire le comunicazioni, le occasioni di divulgazione e di condivisione in modo abbastanza informale, quindi insomma, come diceva Marco prima, sarebbe interessante che anche voi diceste la vostra quando volete, quando avete intenzione, in chat o insomma, poi adesso vediamo un po' come organizzarla la cosa. Per avere anche appunto un riscontro sul fatto che quello che sto dicendo, che vi sto raccontando, ha un senso, non ha un senso, è troppo astratto, è troppo banale, oppure troppo complicato. Pensavo di lavorare più o meno in questo senso. Ho messo una scaletta che si basa su questi tre punti, no? Pensavo di raccontarvi un po' all'inizio
come, perché, ecco, perché siamo qui, qual è l'importanza di queste due risorse. Ne affronteremo una in particolare, che è proprio la luce naturale. La ventilazione è un argomento decisamente importante, questo sì. È qualcosa di meno diretto nella progettazione architettonica, segue delle regole e dei meccanismi che sono più sofisticati, più complessi, richiedono più competenza dal punto di vista scientifico, mentre il rapporto con la luce naturale, che coinvolge il senso più sviluppato che abbiamo, che è la vista, e con la quale ogni utente, ogni privato cittadino, entra immediatamente in rapporto con una risorsa, che è proprio appunto la luce, il rapporto dell'involucro con il campo luminoso, è per certi versi più semplice da capire. Siamo tutti in grado di capire quando un ambiente, per esempio, è carente, quando c'è poca luce, lo sappiamo distinguere tutti indipendentemente dalla nostra preparazione tecnica. Sulla ventilazione il tema è un po' più complesso, si intreccia di più con gli aspetti di tipo impiantistico, con le correnti dominanti esterne, però qualcosa diremo, ecco, è un argomento su cui alcuni punti essenziali li possiamo percorrere. Quindi cercheremo di capire perché, se è necessario, e perché è necessario avere un rapporto di continuità con l'ambiente esterno per quanto riguarda in particolare la luce naturale, e che cosa significa, ecco, se ci sono delle linee che possiamo tracciare al di sotto delle quali non siamo più tutelati dal punto di vista illuminotecnico, e al di sopra magari delle quali possiamo cominciare a parlare di abbondante luce naturale, tanta, molta, addirittura se esiste un troppo, no, per quanto riguarda la luce naturale. Sono un po' delle chimere, perché molti progettisti pensano di avere il controllo di queste dinamiche. In realtà spesso questo non accade, no? La percezione del poco, dell'abbastanza e del troppo sono incredibilmente soggettive. E poi vedremo, ecco, dopo aver fatto un po' di excursus su aspetti, diciamo, metodologici, ecco, ci chiederemo qual è la condizione in cui stiamo vivendo, cioè se date alcune premesse, appunto l'importanza della luce e un minimo di attenzione alla quantificazione, siamo in grado di dire com'è la situazione in questo momento in Italia, in un ufficio tecnico standard di un comune italiano. Che cosa viene presentato, no? Quali sono le caratteristiche dei progetti da questo punto di vista che vengono presentati alla pubblica amministrazione e che poi verranno approvati e progettati? Credo che ci saranno anche sorprese su questo. E poi le altre due parti saranno dedicate invece a un po' di soluzioni. E se si parla di soluzioni, viene da sé che il risultato che vedremo nella prima parte sarà, di base sarà abbastanza inquietante. Insomma, sappiamo già che partiamo da una condizione abbastanza critica per quanto riguarda l'approvvigionamento di luce naturale. Quindi soluzioni per quanto riguarda i tecnici, quindi i progettisti, quelli con cui di solito ho a che fare io, e per quanto riguarda invece la pubblica amministrazione, quindi funzionari e chi si occupa di approvare, non approvare e dialogare invece con il mondo della progettazione. Ripeto, in qualsiasi momento. Ora, se Marco preferisce organizzarla in modo che alla fine della comunicazione ci siano domande, va benissimo. Se invece pensate che ci sia qualcosa da chiedere prima o per approfondire, io sono a disposizione. Allora, iniziamo appunto il nostro viaggio alla ricerca di questo equilibrio, di queste dinamiche. Perché la luce e l'aria? Allora, il tema sarebbe un tema con cui partire già da molto lontano, no? Perché siamo fatti così. Noi siamo il nostro organismo, il nostro DNA nasce nelle grandi savane africane. L'essere umano, per sua natura, è strettamente legato al fatto di essere sotto il cielo, ad avere un rapporto stretto con gli elementi naturali, da cui proteggersi, evidentemente, da cui nasce il concetto di edilizia, di abitazione, di architettura anche, no? Però il rapporto con l'ambiente esterno è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo un corpo, una fisiologia in grado di reagire alla luce naturale, con quelli che vengono chiamati ritmi circadiani, cioè il fatto di poter regolare un orologio biologico quotidiano in funzione della presenza e delle caratteristiche della luce, la lunghezza delle ombre, la temperatura di colore, eccetera, eccetera, in modo da innescare o inibire tutta una serie di enzimi e ormoni, che poi sono serotonina, adrenalina, cortisolo, melatonina, noradrenalina, insomma, adesso non entro troppo nel dettaglio degli aspetti di tipo chimico, che sono in grado
di regolare il ciclo sonno-veglia e quindi di garantirci un sonno di qualità, la sensazione invece di essere riposati la mattina, la capacità di concentrazione, lo stress, molte sensazioni collegate con questo ciclo qui. È una campagna, una ricerca di non molti anni fa, quella che invece ci denuncia una situazione completamente diversa, cioè noi veniamo chiamati la indoor generation. Tutti coloro che vivono quest'epoca, che stanno nascendo in questo periodo, sono persone che di fatto passano la stragrande maggioranza del loro tempo in ambienti chiusi. La storia è complessa, come si è passati da una condizione iniziale fisiologica e naturale alla condizione in cui viviamo è una ricerca molto interessante di tipo antropologico, riguarda il cambiamento delle attività lavorative, il rapporto con il terreno, un tempo anche in realtà non troppo lontano, si passava molto più tempo fuori, si lavorava nei campi ad esempio, si commerciava, si passava più tempo direttamente a contatto con l'aria e con la luce. In questo momento invece il 90% del tempo, questo è il risultato delle ricerche che stiamo vedendo e usando da un po' di tempo, il 90% del nostro tempo lo passiamo in ambienti chiusi. La cosa è scientificamente provato, è una ricerca molto, molto attenta su questo, non sono cifre sparate a caso. E la cosa interessante è che non ce ne rendiamo conto, cioè pensiamo di passare non più del 65-70% in ambienti chiusi, quindi siamo consapevoli che il grosso della giornata avviene lì, ma non ci rendiamo conto che in realtà è il 90% mediamente. Se ci pensate, noi la mattina ovviamente ci svegliamo in casa, usciamo, ci chiudiamo in un mezzo di trasporto privato o pubblico, per un certo tempo ci andiamo in un ufficio, in uno studio professionale, in un ambiente di lavoro, e tendenzialmente rimaniamo lì gran parte della giornata, le nostre 8 ore, 7 ore, 9 ore, anche di più in alcuni casi, o andiamo a scuola, all'università, a seconda dell'età. Usciamo, raramente rimaniamo all'aperto, no? Molto spesso stiamo in palestra, al centro commerciale, al supermercato, magari andiamo in un cinema, in un teatro, torniamo a casa, eccetera, eccetera. Insomma, il 90% in ambienti chiusi. Qual è il problema? È che appunto noi non siamo fatti per quello, no? Il fatto di passare del tempo negli ambienti chiusi ci toglie da un rapporto diretto con l'esterno. O meglio, non è un sillogismo così netto, no? Perché se noi progettassimo i nostri involucri edilizi in modo da ricreare le condizioni che sarebbero quelle naturali, pur mantenendo la capacità protettiva dell'involucro edilizio, in realtà il problema non si porrebbe, no? Noi siamo all'interno, ma abbiamo comunque un rapporto con il cielo e con l'aria aperta. In realtà no, appunto non è così, il problema è che le condizioni in cui viviamo non sono queste. E poi lo vedremo, insomma, vedremo anche un po' di numeri, un po' di situazioni emblematiche. Altra cosa interessante, questo riguarda più l'aria che la luce, la maggior parte delle persone non sanno che l'aria all'interno degli ambienti chiusi può essere fino a 5 volte più inquinata di quella esterna. No, noi di solito pensiamo che fuori ci sia l'inquinamento, in realtà l'inquinamento, e adesso non entriamo nel dettaglio di che cosa significa, ma l'aria viziata in un certo senso è molto più presente all'interno che all'esterno. Si parla di anidride carbonica, si parla di eccesso di vapore acqueo, si parla di sostanze volatili, che siano naturali o che siano chimiche, insomma, dalle prodotti delle colle, delle malte e dei cementi che usiamo per l'arredamento, per la costruzione, a per esempio muffe, allergeni, polveri, eccetera, eccetera. E le stanze di bambini sono tra le stanze più inquinate da questo punto di vista, anche questo non molti lo sanno. Insomma, c'è del lavoro da fare su questo. Ora, perché dovremmo farlo? Quali sono appunto queste caratteristiche che rendono un ambiente ben progettato dal punto di vista di luce e ventilazione così migliore rispetto agli altri? Beh, anche qui c'è una letteratura immensa, no? sui vantaggi dell'abbondante luce naturale, per esempio. Prendiamo nelle scuole o negli ambienti di tipo professionale, no? Nelle scuole si sa, ormai sono informazioni note e pubbliche, che in un'aula scolastica nella quale ci sia abbondante luce naturale, poi vedremo cosa significa abbondante, questa è proprio la seconda parte di questo inizio,
L'efficienza, la produttività, la capacità di concentrazione, i risultati scolastici migliorano e aumentano, ma anche del 10, 15, 20% in alcuni casi, quindi sono numeri impressionanti. E non riguardano soltanto l'efficienza e la produttività di uno studente o di un lavoratore, riguardano anche, per esempio, l'assenteismo, le cosiddette sindromi da edificio malato, cioè in un certo senso il piacere con cui si frequenta uno spazio ben illuminato, il fatto di non avere difficoltà di concentrazione, non percepire un ambiente ostile, fisicamente aggressivo, l'umidità, l'oscurità, appunto le muffe, sono tutte informazioni che ci arrivano dall'esterno e che ci dicono che non è piacevole rimanere in quella condizione, in quella situazione. Lo stesso vale per, non so, i degenti negli ospedali. Si sa che un rapporto con l'esterno di continuità, che passi in particolare per un'abbondante luce naturale, riduce i tempi di degenza dei pazienti degli ospedali, riduce il numero di analgesici necessari durante i periodi di cura. Stiamo meglio, no? Di fatto stiamo in condizioni migliori, viviamo meglio, siamo più efficienti, siamo più concentrati, stiamo meglio anche dal punto di vista della percezione e della sensazione, anche dell'umore. Il fatto di lavorare con la luce bene significa avere una condizione di comfort visivo, significa non dover fare i conti con fenomeni di abbagliamento che sono incredibilmente frequenti negli edifici, sia privati che pubblici, più spesso pubblici che privati. Ecco, gli uffici forse sono in condizioni peggiori di quanto non siano gli appartamenti e le case private. Il fatto di avere magari una sola apertura da una parte molto intensa ci costringe delle volte a creare cercare delle soluzioni artigianali per non essere abbagliati, oltre ovviamente a abbassare le tapparelle, chiudere le tende, che poi ovviamente diminuiscono la quantità di luce disponibile all'interno, ma magari preoccuparsi di spostare e gestire le postazioni di lavoro. Io ho visto molti uffici pubblici o scuole in cui devono essere messi degli ostacoli alle finestre, dai cartoni alle pitture, oggetti che impediscano che la luce sia troppo abbagliante o che produca troppo effetto serra. Altra questione, ultima ma non ultima, avere abbondante luce naturale significa non dipendere dalla illuminazione artificiale o comunque il meno possibile, minimizzare questo rapporto con la luce artificiale e conseguentemente meno energia elettrica, meno consumi, meno sfruttamento di risorse. Significa avere maggiore sostenibilità e significa diminuire la spesa, quindi dal punto di vista economico, ambientale, di sostenibilità e di ottimizzazione di una risorsa, evidentemente l'uso di luce naturale sarebbe un vantaggio se riuscissimo a usarla nel modo corretto. E la risorsa è gratuita, non dimentichiamocelo, noi abbiamo un sole in grado di illuminare molto più di quanto non lo sfruttiamo di solito negli ambienti chiusi. Eppure, appunto, non lo facciamo. Che significa avere abbondante luce naturale? Io non voglio essere troppo pesante stamattina, non entrare troppo nel tecnico, anche perché immagino che la maggior parte di voi non siano dei tecnici o degli illuminotecnici o dei progettisti, ma sappiate che il concetto di quantità di luce è un concetto complesso che si è sviluppato molto nel secolo passato, soprattutto, nel momento in cui si è cominciato a cercare una misurazione e lo si è legato all'ambito edilizio. Sappiate che la quantità di luce, diciamo per semplicità, che colpisce un punto all'interno di un ambiente, si chiamano lux, insomma la luce incidente, l'illuminamento, o comunque la quantità di luce, diciamola così in modo generico, dipende da una serie di parametri e di fattori. Ovviamente dipende dal campo luminoso esterno, userò un po' di termini tecnici, però ecco, non abbiate paura perché non entro troppo nello specifico. Significa che il tipo di luce c'è fuori, se c'è luce diretta, se c'è il sole, oppure se c'è una condizione di cielo nuvoloso, parzialmente nuvoloso, se la luce, quanta è la componente di luce diffusa, quindi la quantità di luce percepibile dal cielo, quant'è il cielo visibile all'interno di un ambiente, e quant'è la luce riflessa, cioè quella che viene dagli edifici di fronte, dal suolo, dagli oggetti antropizzati, viadotti, siepi o muretti, oppure oggetti naturali, montagne, laghi, terreno, eccetera, eccetera. Questo crea appunto il campo luminoso esterno e questo ha una grossa influenza su quanta luce entra all'interno. Poi esistono le variabili spazio-temporali, dove siamo localizzati nella Terra, la latitudine, la longitudine chiaramente fa la differenza, e in che momento stiamo calcolando questa quantità, a che ore sono, di che giorno, di che mese. Ecco, tutto questo insieme dà una sorta di condizione di partenza. Dopodiché c'è proprio la progettazione, e quindi l'edificio in cui siamo, come è fatto,
le variabili geometriche, che forma ha la stanza in cui siamo, l'edificio in cui siamo, quanto sono grandi le finestre, le aperture, quanto è grande l'ambiente in cui siamo, che forma ha, qual è il numero, la forma e la posizione delle finestre, ce n'è una, ce ne sono due, ce ne sono cinque, e che forma hanno, no? E dove sono messe, quanto sono profonde le murature, l'involucro esterno, i muri, quanto sono spessi, quanto dall'interno si riesce a vedere il cielo. Questa è un'informazione fondamentale in teoria per un progettista, poi sappiate che non viene utilizzata spesso, anzi in realtà quasi mai. Ultimo, ma non ultimo, ci sono le caratteristiche superficiali, e anche queste sono oggetto di progettazione. Vedete, questi ultimi due gruppi, le variabili geometriche e le variabili superficiali, sono tutti oggetti di progettazione. Quindi quando un architetto, un ingegnere, un geometra, un perito mette una firma su un foglio, assevera un progetto, sta prendendo delle decisioni su tutti questi aspetti qui, che sono quelli più condizionanti per quanto riguarda la quantità di luce all'interno, quindi è una sua responsabilità. Quanto sono trasparenti i vetri e che caratteristiche hanno le superfici che vengono usate all'interno e all'esterno. Questo è dal punto di vista teorico. La luce dipende da questo, intendiamoci. Quindi sarebbero le cose da tenere sotto controllo in fase di progettazione e di approvazione. Ora, questo è forse un passaggio un po' più complicato, ma cerco di essere il più possibile semplice. Ma fatemi sapere se ci sono informazioni in più che vi servono, se c'è qualcosa che non è chiaro. Sappiate che quello che vi ho appena raccontato ha avuto un cosiddetto twist negli anni 60, cioè c'è stata una specie di svolta dal punto di vista del suo rapporto con il mondo della progettazione. Quindi siamo su principi teorici, ancora, scientifici. Nel 67, in particolare, c'è stata una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che ha deciso che una certa grandezza, che si chiama fattore medio di luce diurna, dovesse essere quella fondamentale per valutare l'adeguatezza di uno spazio costruito. Cioè si è deciso nel 67 che la progettazione architettonica e la valutazione dell'edilizio dovesse essere fatta sulla base di questo parametro, il fattore medio di luce diurna, che di fatto è quasi uguale a quello che abbiamo detto finora, con la differenza che impone condizioni di cielo coperto e quindi elimina una serie di condizioni, elimina una serie di variabili. Rimangono le variabili geometriche e superficiali, quindi tutte quelle progettuali. Molto interessante questo passaggio, sappiate che però le cose poi sono cambiate. Nel 75 c'è stato un decreto del Ministero della Salute, il 5 luglio, sui requisiti igienico-sanitari per l'abitabilità degli ambienti, appunto, d'abitazione. In realtà la stessa legge, una legge di poco dopo, ha anche introdotto criteri per la valutazione degli edifici di tipo formativo scolastico. Vedete che rispetto a quello che diceva il circolare del 67 ci sono state una serie di modifiche attraverso una sorta di, questa si chiama formula semplificata, che di fatto ha mantenuto alcune informazioni e ne ha tolte altre, cioè non conta più la forma dell'ambiente, non conta più il numero, la forma e la posizione delle finestre, non contano più le superfici esterne. Nel 75 si è deciso che questa fosse la formula manuale da applicare, non essendo molto bravi a calcolare le cose in tutta la sua complessità. Quindi si è deciso che il fattore medio di luce diurna dovesse essere calcolato così, e si è deciso che dovesse essere del 2%. Quindi la normativa nazionale del 75, questo non è più cambiato, sappiatelo, si impone che nei locali di abitazione ci sia un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%, da calcolare secondo questa formula con queste caratteristiche. Nello stesso anno si è deciso che invece nelle scuole la luce debba essere questa, non più il 2%, ma il 3 o il 5% di fattore medio di luce diurna, a seconda che si tratti di scuole, diciamo, da elementari in su, oppure che si tratti di asili nido, scuole per l'infanzia. Quindi di fatto si sta chiedendo che all'interno degli ambienti ci sia non meno del 2% della luce disponibile fuori. Questo è un po' in sintesi il succo della questione. Oppure il 3, oppure il 5 se si tratta di scuole. Subito dopo sono arrivate delle nuove condizioni, che sono adattamenti delle normative del 75, che si chiamano soluzioni conformi, che hanno ancora diminuito la quantità e caratteristica dei parametri da considerare nella valutazione, eliminando questi numeri, cioè sono considerati già raggiunti se si verificano certe condizioni. La faccio breve, si è arrivati in realtà quasi subito a quello che viene chiamato il rapporto reilluminante di un ottavo. Questo è quello che credo la maggior parte di voi sappiano, conoscano già, se hanno un po' di dimestichezza con la luce naturale e la progettazione architettonica o le normative locali o nazionali. Viene usato ormai questo parametro qua, cioè il rapporto tra
la dimensione delle finestre e la dimensione del pavimento non deve essere inferiore a un ottavo. Io devo avere almeno un ottavo di finestre rispetto al pavimento. Questo perché era probabilmente troppo complicato calcolare tutte queste informazioni avendo anche delle formule parametriche con dei coefficienti, eccetera, eccetera. Quindi questa è una brevissima storia di quello che è successo da una valutazione di tipo scientifico a una prassi approvativa corrente. Non è necessario sapere tutto questo, ma ciò su cui vi chiedo di prestare l'attenzione è che si è passati nel giro di, in realtà, pochissimi anni, perché già dal 76-77 in poi le condizioni sono cambiate, da una condizione in cui c'era un approccio scientifico molto stretto e molto coerente tra luce naturale e edilizia, in cui veniva richiesto il rispetto di un parametro scientifico, che è il fattore medio di luce diurna, e che dipendeva da un sacco di variabili, giustamente, perché nella realtà è così, ve l'ho detto prima, a una condizione in cui si è perso tutto. Rimane soltanto la dimensione delle finestre rispetto alla dimensione del pavimento. Tutto il resto non viene più considerato. È un problema, questo è il fondo del problema nel quale viviamo oggi, cioè una prassi progettuale e approvativa che si basa su una iper-semplificazione progressiva di quello che invece all'inizio era un approccio scientifico perfettamente coerente. Quindi ricordiamoci appunto questo 2% teoricamente da rispettare di luce naturale rispetto a quella disponibile fuori, fuori ce n'è il 100%, dentro negli ambienti bisognerebbe avere almeno il 2% per essere garantiti rispetto all'abitabilità. Sappiate che da altre ricerche scientifiche in realtà dovremmo garantire almeno il 4% perché un ambiente possa essere considerato luminoso, e questa è una esigenza della maggior parte degli utenti degli ambienti. Prima, quando si parlava di abbondante luce naturale nelle scuole, nelle case, per poter avere queste sensazioni di benessere, questa efficienza, questa salute, ci si riferisce chiaramente a una quantità tra il 2 e il 4%, perché questo è quello che statisticamente viene fuori. E in realtà non è così. Ecco, arriviamo alla condizione attuale. Cioè, il rispetto di questo ottavo di rapporto dell'illuminante, di questa prassi approvativa, non ci sta garantendo affatto una quantità di luce naturale sufficiente. Ogni giorno vengono progettate, approvate e costruite stanze nelle quali quel famoso 2%, che sarebbe stato il minimo di abitabilità per il decreto ministeriale della salute del 75, non viene minimamente rispettato. Vi faccio alcuni esempi, sono quattro stanze apparentemente uguali, ma in realtà il fatto che io prenda una finestra e la metta da una parte, centrale rispetto a una parete, con un certo spessore dei muri, con una certa trasparenza dei vetri, eccetera, eccetera, per esempio già non garantisce il 2%. Sappiate che questo è il valore da osservare. Dovrebbe essere maggiore di 2. In realtà, appunto, è 1,75, siamo sotto il 2%. Se poi la finestra la spostiamo verso un angolo, che è consentito dalla legge e dall'approvazione che stiamo in questo momento usando, scendiamo ancora a 1,37. Anche sempre rispetto a questo valore scendiamo se, per esempio, i muri sono più spessi. Tutte cose che non stiamo considerando in questo momento, no, nell'approvazione. Se questa finestra la alziamo un po', vedete che l'abbiamo spostata a un metro di altezza, prima era a 60 cm, i valori cominciano a salire, quindi superiamo questo 2%. Quindi è come se fosse un po' un terno all'otto. Io potrei avere progetti nei quali questo valore è raggiunto o nei quali non è raggiunto, e comunque sono approvati e costruiti. Questo fa in modo che il patrimonio edilizio che abbiamo in questo momento, su cui basiamo la nostra progettazione, viviamo in questi appartamenti, lavoriamo in questi uffici, impariamo e studiamo in queste scuole, in realtà abbia dei valori completamente fuori controllo. Stiamo progettando case, scuole, uffici bui, numericamente avremmo la possibilità di valutarlo e non lo stiamo facendo, e non ce ne rendiamo conto. E questo vale ai più alti livelli, eh? Ci sono studi di progettazione professionisti che hanno 40 anni, 50 anni di professione alle spalle e continuano a progettare ambienti che non hanno idea che saranno bui. Poi lo scopriranno, perché quando vengono costruiti i loro clienti, i loro committenti entreranno dentro e diranno: ah, beh, sì, mi aspettavo un po' più di luce, ma come mai? E i progettisti cadono dalle nuvole dicendo: sì, ma in realtà io ho rispettato quello che la prassi approvativa corrente mi chiede e nessuno mi ha mai detto niente, quindi siamo a norma di legge. Quindi è un problema. Questi che state vedendo in questo momento sono tre esempi qualsiasi di ambienti che potrebbero essere, ripeto, progettati, realizzati oggi, domani,
progettati, realizzati in quanto approvati per l'appunto. Questa è una sala, una zona giorno con un salotto, una zona pranzo, una cucina, con un pezzo di corridoio. Questo è un ambiente simile, zona giorno vicino a queste grandi porte finestre alzanti scorrevoli. Sono dei condomini, per esempio, no? Con dei terrazzi fuori, dei balconi, degli aggetti, qualcosa che gli consente di vivere uno spazio esterno, una profondità non indifferente degli ambienti. Di solito funzioni un po' sacrificate nella parte profonda, la sala da pranzo, la zona pranzo e la zona cucina, non si sa per quale motivo, sono quelle che poi sono costrette ad avere luce artificiale accesa durante tutta la giornata. Questo è un altro ambiente nel quale di nuovo abbiamo un salotto pranzo, una finestra su un fronte. In questo caso non c'è un balcone sopra, non c'è un aggetto o qualcosa che protegga dall'irraggiamento solare. Sappiate che in tutti questi casi i valori sono sotto quelli che ci aspetteremmo. I numeri che vedete sono quelli rilevati sul fattore medio di luce diurna. Vi ricordo che da decreto ministeriale del 75 dovremmo essere oltre il 2%, siamo 0,5, 1,9 nella parte più vicina alla finestra, 1,4, 1,6, insomma valori molto bassi. Questi non sono ambienti salubri, non sarebbero neanche ambienti abitabili se applicassimo una normativa nazionale. Il problema è che vengono comunque approvati perché, come avete già visto, nel corso degli anni abbiamo perso di vista qual era la ratio iniziale di una normativa per passare a una prassi approvativa che si basa su una ipersemplificazione che non garantisce affatto un risultato scientifico. Sembra banale, ma purtroppo è così, è molto semplice il discorso, sarebbe in realtà anche abbastanza semplice uscirne, adesso vediamo un attimo come fare. Quindi, a partire da una condizione iniziale, che è appunto il rispetto di questo ottavo di rapporto tra finestra e pavimento, possono venire fuori situazioni le più disparate. Io posso avere situazioni in cui magari raggiungo il fattore medio di luce di una, lo supero abbondantemente, 7,80 in questo caso, o 4,06 per esempio, e situazioni in cui invece è molto basso, 1,12, 0,72, 1,84. Vedete che sono stanze uguali come forma, dimensioni, superficie del pavimento, in realtà è uguale anche la dimensione della finestra, anche se non sembra, sono tutte uguali, le finestre sono tutte nella stessa dimensione, eppure i risultati sono molto diversi per quanto riguarda la quantità di luce disponibile. Vi sottopongo un esempio, ed è un esempio interessante perché è un progetto che ci è in qualche modo capitato recentemente e sul quale ci è stato chiesto di esprimere un parere, insomma fare una consulenza. Peraltro è una collaborazione che stiamo facendo con uno dei comuni virtuosi, dell'associazione comuni virtuosi, per la realizzazione di una scuola nuova, di nuova costruzione, un comune abbastanza piccolo, con l'esigenza di realizzare questo nuovo complessino di scuola elementare e materna, con una parte potenzialmente flessibile per essere multifunzionale nel momento in cui non ci sia necessità di usarla come scuola, ma insomma questo è un po' l'impianto, molto semplice. È una specie di grande piastra a un solo piano fuori terra, con una copertura curva di legno e questa distribuzione semplice, un corridoio centrale dall'ingresso fino in fondo ci sono i bagni e sui due lati del corridoio ci sono le aule elementari da una parte e dall'altra un'altra aula elementari, un'aula materna, un refettorio e la cucina. Quindi distribuzione più che comune, insomma, molto, molto semplice. Ci siamo chiesti, insieme al progettista di questo spazio e insieme anche in realtà all'assessore e all'amministrazione, se questa scuola meritasse una verifica, e ci siamo detti di sì, e quali potessero essere le condizioni reali in cui questi studenti avrebbero lavorato e studiato e vissuto nel momento in cui sarebbe stata realizzata. Abbiamo preso in esame in particolare quest'aula qui, che è l'aula materna, e vi ricordo che da normativa nazionale noi qui dovremmo avere tra il 3 e il 5% di fattore medio di luce diurna per poterla considerare abitabile, insomma adatta al proprio uso. Già dal 75, ricordo, sono 45 anni, quasi 46 anni che questa normativa è attiva, potrebbe anzi anche essere aggiornata. Ebbene, questo è il risultato. Le prime analisi luminotecniche che abbiamo fatto di quest'aula qui ci dicono che il fattore medio di luce diurna è 0,63. Quindi è praticamente 8 volte meno di quello che dovrebbe essere. Allora, questo è il punto, non so se mi spiego. Com'è possibile
che abbiamo delle direttive nazionali, abbiamo teoricamente un approccio scientifico chiaro e semplice, eppure vengono progettati ambienti così e nessuno ne sa nulla. I progettisti non se ne rendono conto, la pubblica amministrazione approva questo progetto che poi viene realizzato. È un paradosso, ma in realtà, ripeto, io sto cercando un po' di darvi gli strumenti per capire se e quando è così, poi vediamo quali sono le soluzioni per i progettisti e per la pubblica amministrazione. Quindi siamo nettamente fuori da quello che dovrebbe accadere in una scuola, come dire, in grado di assolvere le sue funzioni. Qual è il problema in questo caso, no? Perché abbiamo questo 0,63 invece del 3 o 5%? La scuola è stata progettata come si fa di solito, le aule sono così, il corridoio alle spalle, hanno un fronte soltanto a disposizione su cui aprire finestre, in particolare le finestre sono queste qui. Le vedete? Le aule sono molto alte. La profondità dei soffitti, il trattamento dell'intradosso del soffitto, che è un legno a vista, il fatto che ci siano questi aggetti fuori che di fatto impediscono, sì, magari l'ingresso di luce diretta, che potrebbe essere anche una soluzione, ma impediscono anche la vista del cielo, che invece è la sorgente luminosa per eccellenza, quindi quella che porterebbe più luce all'interno dell'aula. Sono una serie di fattori, di parametri che fanno scendere drasticamente la quantità di luce. Ma nessuno lo sa, a meno che non venga fatto questo calcolo. Se si continua a progettare usando l'ottavo, quindi il rapporto tra finestra e pavimento come unico parametro, non si scoprirà mai che stiamo progettando male. Adesso vedremo che cosa è stato fatto, ma ci arriviamo attraverso una serie di analisi e ragionamenti su quali possono essere quindi le soluzioni tecniche, quindi le soluzioni per i progettisti. Se qualcuno di voi è un progettista, può essere utile questa analisi, e poi vedremo dopo quali invece possono essere le soluzioni, quindi gli aspetti da tenere in considerazione per la pubblica amministrazione, quindi per i funzionari che si occupano di dire di sì o di no a una pratica, e anche di redigere norme tecniche d'attuazione, regolamenti edilizi, linee guida in generale per la realizzazione di una corretta e buona edilizia nel comune o nella regione o nella provincia. Prima cosa, l'abbiamo detto tra le righe e lo ripetiamo, necessario per tutti i tecnici attuare le verifiche del fattore medio di luce diurna. Cioè non possiamo continuare a far finta che il rapporto tra le finestre e il pavimento come proporzione sia sufficiente a garantire luminosità. Perché non è così, scientificamente ve l'ho appena fatto vedere, ma ci sono centinaia di casi e di dati che potremmo portare all'attenzione del mondo dei tecnici che supportano questa tesi. Quindi la verifica, il calcolo del fattore medio di luce diurna. Verifica e calcolo sono due cose diverse, perché verifica si fa alla fine, nel momento in cui ho fatto un progetto, magari prima di passare all'approvazione, lo verifico. Potrebbe essere troppo tardi, perché potrei rendermi conto che i valori sono troppo bassi, e però il progetto ormai è, come dire, in fase di esecutivo e posso al limite fare dei piccoli accorgimenti sperando di alzare un po' i valori. Meglio usare il calcolo, meglio usare questo strumento come uno strumento di progettazione. Man mano che progettiamo, calcolare se quello che stiamo facendo è giusto o sbagliato. Che succede a questi valori di luce naturale nel momento in cui faccio una finestra più grande, più piccola, la sposto, la metto da un'altra parte, tolgo una tettoia. Tolgo una partizione, uso una trasparenza all'interno, no? Sono tutte informazioni che ci possono servire per progettare nella direzione corretta. Quello che vedete in questo momento è una possibilità, è un software di calcolo, che è un software Velux interno, che però è gratuito, è scaricabile, è uno dei vari software che esistono in circolazione certificati, quindi non è più neanche necessario applicare quella formula complicata che vi ho fatto vedere prima, la formula cosiddetta semplificata, in realtà non è tanto semplice. Perché ci sono software che lo fanno per noi. Qualsiasi progettista in questo momento usa un modello tridimensionale, usa una progettazione di tipo digitale. Inserire questi dati all'interno di un programma di simulazione luminotecnica è un'operazione facile, perché non farlo per poter sapere quanta luce avremo all'interno? Ripeto, questo è uno. E il tipo di informazione che viene fuori è questa, cioè una mappa, una piantina con delle informazioni relative alla distribuzione delle quantità di luce, eccetera, e poi dei valori semplici che ci dicono se siamo o non siamo al di sopra di quel 2, 3, 5% che ci interessa rispettare e superare.
Altre informazioni importanti per chi sta progettando: non dimenticarsi mai di quanto è importante il cielo visibile. È una prassi non tanto diffusa, no? Quella di chiedersi: ma una finestra di una stanza che sto progettando, o di una scuola, un'aula scolastica che sto progettando, questa finestra, quanta luce, quanto cielo vede? No? È un'informazione fondamentale. Chiaramente dipende da quello che c'è davanti. Se c'è davanti un edificio, quanto questo edificio è alto, a che piano stiamo lavorando, no? Perché chiaramente più l'edificio che abbiamo davanti è alto, meno sarà il cielo che abbiamo a disposizione, perché questo oggetto sarà un ostacolo rispetto alla vista del cielo. Questo in realtà non è soltanto valido in sezione, perché questo oggetto potrebbe essere stretto o potrebbe essere largo. Quindi porsi questa domanda in un certo senso, del campo visivo di una finestra, no? Una finestra ha un certo campo visivo. Di questo campo visivo, quanta parte è occupata dal cielo? Perché questa informazione ci dirà quanta luce poi riuscirà a entrare all'interno, indipendentemente dal sole, ad esempio, no? Che è un personaggio abbastanza capriccioso e variabile, ma il cielo è invece l'oggetto, la porzione di campo visivo che rappresenta la maggiore sorgente di illuminazione che abbiamo all'interno degli ambienti, ed è quello su cui possiamo contare di più. È una sorgente luminosa ampiamente sottovalutata. Fateci caso, nel mondo della progettazione, anche quando c'è nelle relazioni tecniche un capitolo dedicato alla luce naturale, troverete sempre e soltanto una considerazione riguardante la proporzione tra finestra e pavimento, e troverete qualche riflessione sull'orientamento degli edifici, quindi dimensione delle finestre, che certamente è un'informazione importante, ma non è l'unica, e l'orientamento dei fabbricati, perché viene considerato esclusivamente l'apporto luminoso del sole, che, ripeto, è sì una delle componenti, perché se c'è o non c'è il sole, se siamo orientati a sud o a nord, ovviamente le cose cambiano, ma non è l'unica componente. Peraltro è quella più variabile, perché potrebbero cambiare le condizioni del cielo, perché condiziona molto, è molto condizionata dagli orientamenti, no? E, per esempio, se prendiamo le palazzine, che sono un classico tema progettuale, forse anzi è la forma di edilizia più diffusa nel nostro paese, gli appartamenti delle palazzine, o addirittura delle lottizzazioni, molto spesso sono tutti uguali, indipendentemente dall'orientamento. Troveremo appartamenti con la configurazione razionale di accostamento di soggiorno, bagno, cucina, camera da letto, corridoio, ingresso, balconi, eccetera, eccetera, e lo troveremo in una certa posizione, lo troveremo uguale ruotato di 90 gradi, uguale ruotato di 180, come se appunto non facesse differenza, e questo ovviamente non è vero. Dato appunto che il sole non è sempre disponibile anche per questi motivi, la componente del cielo come sorgente luminosa, se voi guardate fuori dalla vostra finestra in questo momento, io spero che abbiate una finestra vicino a voi, che possiate guardare fuori e che possiate rendervi conto di quanto la componente del cielo visibile dal punto in cui siete sia la sorgente luminosa principale. E qui a Roma in questo momento sole diretto non ce n'è, il cielo è praticamente coperto, quindi la luce che entra è tutta luce del cielo e della riflessione degli edifici di fronte. Quindi quant'è il cielo visibile e quante sono le ostruzioni esterne? Questa è una prassi. Questo tipo di analisi, di ricognizione, è una prassi che dovrebbero fare tutti i progettisti quando progettano. Potrebbe anche essere un elemento da richiedere da parte della pubblica amministrazione. Ne stavo parlando ieri con il responsabile dell'ufficio tecnico. Potrebbe essere interessante cominciare a lavorare su una serie di parametri richiesti dalle pubbliche amministrazioni che riguardino la quantità di cielo visibile dalle finestre. Non è un'operazione troppo complicata. Si potrebbe arrivare a un numero percentuale. Diciamo che questa finestra in questo momento ha un campo visivo nel quale il, non lo so, 41% è occupato dal cielo visibile, che è un numero molto alto. Perché no? In ogni caso, in progettazione è un'informazione essenziale. Altra informazione che riguarda sempre il cielo visibile è l'architettura della finestra. Cioè, se la finestra che sto valutando è una finestra verticale, o una finestra inclinata, o è una finestra orizzontale, è molto diverso dal punto di vista dell'apporto illuminotecnico. E lo vedete qui, no? Se mi pongo il problema del campo visivo della finestra, è chiaro che se una finestra è una finestra verticale, io il massimo che posso avere, se anche di fronte non ci fosse nulla, il massimo che posso avere, diciamo che è un 50% di cielo, perché il resto sarà terreno, suolo, strada, se anche non ci fosse nulla davanti. Se
Se invece la finestra si inclina verso l'alto, la quantità di cielo visibile aumenta di molto, può anche diventare 100% se una finestra è completamente orizzontale. E se il cielo visibile è la sorgente luminosa per eccellenza, la giacitura di un'apertura è chiaramente determinante. No, probabilmente lo sapete già, si dice, no, che una finestra in posizione zenitale, quindi una finestra sul tetto, porta più luce di una finestra verticale, e questo è ovviamente vero, per questi motivi che state vedendo qui. Fino al doppio, il triplo della luce che viene garantita da una finestra verticale, di pari dimensioni. Quindi, la luce zenitale è una risorsa che in fase di progettazione può essere sfruttata come soluzione tecnica per aumentare la luce disponibile all'interno. È un suggerimento che noi diamo sempre a chi progetta immobili e chi ha a disposizione un tetto. Ecco, non sfruttarlo è veramente un peccato, perché il tipo di apporto disponibile da un'apertura in posizione orizzontale, quindi sulla copertura, rispetto a una verticale, è incommensurabile, 2-3 volte tanto, se non di più. Altro meccanismo, altro suggerimento che diamo a chi progetta è quello di cominciare a usare quelle che chiamiamo multidirezionalità, cioè avere più aperture e su fronti diversi, rispetto ad avere una finestra sola da una parte sola, che rischia di portare poca luce negli ambienti più profondi. L'abbiamo visto prima, quando avevamo quelle zone giorno, con cucina, pranzo, eccetera, eccetera. Le parti più profonde sono quelle più sacrificate. Se ho una sola apertura, diciamola, chiamiamola monodirezionalità, ci sarà una progressione lineare dei valori che vanno da più a meno, man mano che mi sposto dalla finestra verso la profondità. Questo potrebbe essere dannoso per la quantità di luce disponibile all'interno, e tra l'altro potrebbe favorire quelle che abbiamo chiamato sensazioni di discomfort visivo, no, all'inizio, quindi l'abbagliamento e la sensazione di poca luminosità. Usare aperture su più fronti diversi, magari a parità di dimensione complessiva. Diciamo che io ho 2-3 metri quadri di superficie da finestrata da giocarmi in questo progetto, invece di fare una finestra da 3 metri quadri, provare a fare 3 finestre da 1 metro quadro. È un'operazione certamente vantaggiosa, perché consente l'ingresso più in profondità e con una maggiore omogeneità. Peraltro, e qui torniamo al tema della ventilazione che abbiamo accennato all'inizio, il fatto di avere aperture su fronti diversi può garantire quella che in gergo viene chiamata ventilazione incrociata o ventilazione passante, che è certamente più efficace di quanto non sia la ventilazione su un lato solo, in cui da una sola finestra l'aria è costretta a entrare ma anche ad uscire. È difficile che si riescano a creare queste differenze di pressione per cui l'aria abbia una buona circolazione. È molto meglio se c'è una ventilazione passante o ventilazione incrociata. Tornando alle aperture zenitali, lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda la sezione, no? Se io ho un'apertura sul tetto e magari una verticale, non soltanto posso contare sulla luce zenitale, ma posso contare sulla ventilazione cosiddetta con effetto camino. Cioè, posso contare sul fatto che l'aria entri da una parte e che non soltanto esca da un'altra parte, ma esca dall'alto, che è ciò che farebbe naturalmente, no? Grazie alla stratificazione delle temperature. Anche qui non voglio entrare troppo nel tecnico, no? Però sappiate che la ventilazione incrociata dipende in gran parte dalla differenza di pressione sui fronti, se esiste una pressione positiva, una pressione negativa, quindi l'aria riesce a muoversi, e se c'è una continuità all'interno degli spazi tra l'ingresso e l'uscita dell'aria, mentre la ventilazione verticale o con effetto camino dipende in gran parte appunto dal fatto che l'aria calda sale. L'aria entra all'interno degli ambienti, si scalda grazie alla respirazione, alla radianza delle superfici, agli elettrodomestici, eccetera, eccetera, tende a scaldarsi, quindi tende a salire verso l'alto, quindi naturalmente uscirebbe, no? Si crea un moto convettivo che è molto autoreferenziale, non ha bisogno di rapporti con l'esterno, quindi è più efficace, ecco, è più sicuro. Quindi, se queste sono le informazioni che servono a un progettista per progettare bene, rispetto a quello che abbiamo visto poco fa, noi abbiamo preso in mano la situazione e ci siamo detti no, qui non si può andare. Allora, la forma è quella, non possiamo cambiare la forma di queste scuole, non possiamo cambiare il fatto che ci siano questi forti aggetti all'esterno. Io ho proposto, mettiamo dei brisolei, togliamo una parte di aggetto. No, non si può fare, le carpenterie erano già state depositate, il budget era già quello, bisogna lavorare in qualche altro modo. C'era un enorme tetto a disposizione, ci siamo detti cominciamo ad aprire il tetto. Usiamo questa famosa componente della luce zenitale per arrivare al valore che ci serve, che in questo caso era il 5%, perché questo è un'aula di asilo nido. Quindi abbiamo aperto una serie di finestre in copertura e già le analisi luminotecniche ci dicono che abbiamo
un'ottima distribuzione, un'ottima uniformità, che è un altro parametro di cui non vi ho ancora parlato e non vi parlerò, ma comunque abbiamo un fattore medio di luce diurna che è diventato praticamente 9 volte più alto. Quindi quest'aula diventerà un'aula modello per uno dei comuni virtuosi. I lavori stanno procedendo, ancora non siamo arrivati neanche alla base del tetto, ci arriveremo a breve. Io conto che nei prossimi mesi si possa già cominciare a vedere lo scheletro di questa soluzione e che poi entro l'anno si possano avere una buona documentazione, foto di cantiere, foto finali e che ci si possa rendere conto di quanto questo può fare la differenza. Allora, che cosa può fare la pubblica amministrazione in tutto ciò? Quindi qual è il compito di un buon amministratore nel momento in cui ci si trova davanti a questa criticità? Cioè, vi ho raccontato che la progettazione in questo momento soffre grossi limiti, i progettisti non sanno che stanno progettando edifici bui. Questi edifici vengono comunque approvati perché c'è una prassi approvativa che ha perso di vista una coerenza con i valori reali. È come se noi basassimo una ricetta in cucina non su quanto alla fine il piatto sarà buono o bello o economico, ma sul fatto che il giorno dopo piova o no. Cioè non c'entra niente, stiamo valutando un progetto architettonico e la sua efficienza in ambito illuminotecnico su dei parametri che di fatto hanno poca influenza su quello che accadrà e non ce ne stiamo rendendo conto. Quindi è una situazione molto critica. Che cosa può fare una buona e virtuosa amministrazione? Allora, primo passaggio, riportare una coerenza, cioè ricordarsi che è la stessa amministrazione che 46 anni fa ha promulgato, redatto una normativa nazionale che aveva un fondamento scientifico e che non stiamo usando. Quindi, in qualche modo, riprenderla, no? Recuperarla, conoscerla e recuperarla, formare i tecnici di un ufficio tecnico comunale in modo che sappiano da che cosa effettivamente dipende la luce naturale e che mettano in discussione una prassi approvativa che in questo momento è corrente ma che peraltro non è neanche scritta nella maggior parte dei casi, che la comincino a mettere in discussione e ad abbandonare tornando a quella che è una normativa nazionale vigente, recuperare il fattore medio di luce diurna. Guardate, questo sta già accadendo in alcune amministrazioni, è successo in Emilia Romagna per un certo numero di anni con quelle che venivano chiamate norme cogenti, sta ricominciando a uscire fuori in alcune regioni, in alcune province, Milano, Brescia, alcuni comuni toscani stanno lavorando in questa direzione qui. Tutti i protocolli nazionali volontari che certifichino sostenibilità, benessere, eccetera, si stanno ricominciando a basare sul fattore medio di luce diurna, quindi non c'è motivo per cui anche la pubblica amministrazione non lo faccia. Nelle normative comuni, regolamenti edilizi, norme tecniche, eccetera, eccetera. Dov'è il problema? No, il problema è che fare uno diviso 8 è molto facile. Fare una verifica che riguardi il famoso ottavo di rapporto illuminante è molto più semplice. Lo sa fare qualsiasi tecnico, lo sa fare qualsiasi amministratore, ma lo sa fare qualsiasi persona. È più, apparentemente più complicato far riferimento a un fattore medio di luce diurna in percentuale da calcolare su una serie di parametri. È vero, ma è anche vero, come vi ho fatto vedere prima, che in realtà gli strumenti per la verifica ci sono ormai gratuiti, sono certificati e possono essere utilizzati tanto dalla pubblica amministrazione quanto dai progettisti. Magari mettendosi d'accordo, l'amministrazione potrebbe dire: per il calcolo del fattore medio di luce diurna usate questo software, che è quello che la pubblica amministrazione garantisce e usa per le verifiche. Quindi, prima cosa, allineamento con le normative nazionali e il recupero, oltre alla conoscenza, di alcune verifiche tecnico-scientifiche che abbiamo perso di vista. Questo renderebbe certamente virtuosa una pubblica amministrazione, perché porterebbe gli edifici che vengono realizzati, non soltanto quelli pubblici come scuole, uffici, ospedali, biblioteche, ma anche quelli privati, che peraltro sono comunque una responsabilità sociale, ad avere delle condizioni quantomeno minime di abitabilità, cosa che in questo momento non avviene. Secondo passaggio che io suggerisco, ma che forse è un pochino più sofisticato, è per esempio fare i conti con la cultura europea. Esiste una nuova linea guida europea del 17, in realtà non è neanche nuovissima, che è la UNI 17037. Non credo che diventerà così com'è
normativa nazionale, non credo che ci saranno decreti attuativi diretti, ma comunque sono linee guida che ci fanno capire come sta procedendo l'ambito normativo approvativo europeo e anche l'ambito di ricerca culturale, perché questa normativa è venuta fuori dall'intreccio tra l'ambito scientifico e l'ambito amministrativo. E è interessante, se qualcuno di voi ha voglia di andarsela a vedere, è piuttosto complessa, ma è interessante perché ovviamente sta riportando fuori il tema del fattore di luce diurna, mediano e non medio, ma insomma sono un po' dei cavilli scientifici che adesso non vi sto a spiegare perché sono noiosetti. E tra l'altro sta introducendo un'altra serie di verifiche, per esempio sugli angoli della vista all'interno degli ambienti, la diminuzione dell'abbagliamento e anche la distribuzione della luce. Ecco, non è soltanto importante la quantità, ma per esempio si chiede che per il 95% dello spazio i valori superano una certa soglia, eccetera, eccetera. Quindi ci si chiede non soltanto se è importante avere un'abbondante quantità media di luce, ma ci si chiede anche come questa luce poi si distribuisce negli spazi. E ve l'ho accennato prima, in quest'aula scolastica che stiamo progettando insieme a uno dei comuni virtuosi, questi valori sono tenuti in considerazione. Quindi un conto è fare progetti emblematici, un conto è introdurre queste buone pratiche all'interno della prassi approvativa standard. Questo è quello che secondo me sarebbe interessante fare. Quindi conoscenza degli standard europei per essere allineati, no? Per sapere quello che si sta facendo. Ultimo, ma non ultimo, secondo me, cominciare a mettere in evidenza un po' di buone pratiche. È vero che non si può imporre in un regolamento edilizio il fatto di usare multidirezionalità delle sorgenti luminose, non si può dire mettere per forza finestre su diversi fronti, non si può dire usate per forza le finestre in copertura, anche perché non tutti gli appartamenti hanno un tetto a disposizione. Si potrebbe dire laddove è a disposizione una copertura. È necessario avere valori più alti perché è più facile, perché è consentito. Quello potrebbe essere anche un qualcosa di mettere in una norma prescrittiva. Ma prima ancora delle normative, secondo me, per esempio, negli elaborati indicativi o nelle linee guida, nei suggerimenti, o anche in documenti che possano essere diffusi con i progettisti per un dialogo in attesa della redazione di un nuovo piano regolatore, insomma. Evidenziare certe dinamiche che sono quelle che vi abbiamo appena detto. Una per tutte, secondo me è incredibile che nella stragrande maggioranza di regolamenti edilizi o delle norme tecniche d'attuazione di un piano regolatore o di un piano particolareggiato, ancora non si faccia differenza tra una finestra verticale e una zenitale. Le finestre da tetto, 9 volte su 10 non esistono, non vengono neanche menzionate. E abbiamo appena visto che non solo danno il loro contributo tanto quanto le finestre verticali, ma in realtà ne danno molto di più. Quindi non soltanto dovrebbero essere introdotte quelle come le altre, insomma, capire la complessità dell'involucro, capire che le cose si stanno trasformando, che il modo di progettare e costruire cambia nel corso dei decenni. Magari nel 1975 la luce zenitale non era neanche così diffusa, erano soltanto mansarde o sottotetti abusivi. Mentre adesso si comincia a progettare molto di più con luce naturale zenitale, considerandola come parametro di progettazione. E quindi cominciare a menzionarla e al limite fare anche la differenza, no? Quindi cominciare ad avere competenza specifica su questo settore e trattare nel linguaggio e nelle normative gli oggetti e le componenti della costruzione con il valore che devono avere, giustamente. Io sono arrivato, diciamo, alla fine, nel senso che quello che mi interessava è farvi capire quanto è importante avere un rapporto con il cielo e con il sole e con l'aria e quanto scientificamente, ma in realtà anche intuitivamente lo sappiamo, è vantaggioso e importante per tutti avere questo rapporto con la luce naturale e con una corretta ventilazione, una qualità dell'aria, quanto nella realtà quotidiana, poi questo non avviene, l'avete appena visto, i numeri parlano chiaro, sono abbastanza disastrosi, sono 12 anni che faccio questo lavoro e vi assicuro che è più la frustrazione che non la soddisfazione quando vedo progetti e faccio consulenza. E quindi, appunto, non è soltanto un'analisi distruttiva, ma è un tentativo di capire quali sono i punti su cui ci si può muovere. Potremmo lavorare molto di più, no? Si potrebbe andare molto più avanti. Io vi ho voluto dare un'infarinatura, anche perché, appunto, non so quanti di voi sono tecnici,
Ma sappiate che questi punti sono importanti, ecco, il recupero di parametri scientifici validi, analisi e attenzione su tutta una serie di aspetti della costruzione che sono abbastanza semplici e un riallineamento, no, tra le varie figure, tra i vari ruoli, cioè che gli architetti, i progettisti, gli ingegneri, i geometri e i funzionari della pubblica amministrazione vadano nella stessa direzione, che poi è quella di realizzare, fornire ambienti che abbiano condizioni ottimali di utilizzo. Io vi ringrazio, ho finito, credo di essere stato più o meno nei tempi, non so se ci sono domande, questioni, obiezioni. Marco, che mi dici? Allora, intanto grazie, hai fatto un intervento secondo me molto bello, molto chiaro e anche molto efficace. Ci sono già un paio di domande che ti faccio. Intanto ricordo appunto che è possibile farle in qualsiasi momento scrivendo nella chat. Poi comunque oggi siamo anche un po' meno del solito, quindi eventualmente si può anche provare a sperimentare la possibilità di intervenire anche direttamente, ma comunque per adesso le prendiamo così. E prima volevo dire, volevo sottolineare un paio di passaggi che hai fatto. Uno è sicuramente quello rispetto al riferimento europeo, che molto spesso in generale sulle tematiche ambientali viene in soccorso a un paese, il nostro, che ahimè è in grande ritardo, lo vediamo anche in questi giorni, in queste ore, di tutta la discussione che si sta facendo sul nuovo governo, vecchio governo, eccetera, il tema ambientale è sempre dimenticato, è sempre omesso, è sempre, quando invece dovrebbe essere il fulcro su cui andare a costruire no, un modello, un assetto istituzionale e anche una progettazione chiaramente diversa. E poi il tema appunto dell'allineamento non solo delle normative ma anche di tutti i soggetti coinvolti. Io ricordo una delle prime cose che avevamo fatto, e l'ho messa in chat, no? le linee guida su cui avevamo lavorato qualche anno fa insieme al vostro ufficio tecnico e che poi avevamo diffuso ai comuni dell'associazione, e in alcuni casi una ventina di comuni le avevano poi adottate allegandole al regolamento urbanistico edilizio comunale. Avevamo affiancato a quel tipo di operazione un lavoro di formazione sul campo, organizzando anche incontri e corsi specifici che avevano proprio questo obiettivo che dicevi tu, cioè di fare in modo che tutti si lavori per raggiungere un obiettivo, che non ci sia soltanto il sindaco, l'amministratore illuminato, ma anche i tecnici comunali, ma anche e soprattutto i tecnici che poi si interfacciano con i cittadini che chiedono di realizzare case, uffici in un certo modo. Quindi questo è sicuramente importante, così come è fondamentale, e voglio dire, noi lo facciamo, cerchiamo di farlo, insomma, da 16 anni, valorizzare ed evidenziare le buone pratiche, perché le buone pratiche raccontano di una possibilità esistente, perché qualcuno l'ha fatta, e soprattutto producono risultati che poi sono assolutamente indiscutibili. Franco Castellan ti chiede: come è stato possibile derogare dal fattore medio di luce diurna per utilizzare il RAI 1.8, il rapporto 1.8, per rilasciare le condizioni delle concessioni edilizie e realizzare edifici pubblici? Questa norma è cogente o facoltativa? E perché? Se è cogente, si è verificato questa situazione di non rispetto. Mentre Marina Malpensa di San Lazzaro chiede: è possibile introdurre premialità negli strumenti di autorizzazione e pianificazione edilizia per incentivare una progettazione migliore della nuova edilizia, così come della rigenerazione e riqualificazione? Beh, bellissime domande. Allora, sì, le vedo anch'io dall'altro. Allora, io intanto rispondo a Franco Castellan. Fa paura, è impressionante, perché quando io lo metto di fronte in questo schema così semplice... Giulio, scusami, se ti interrompo, riesci a rimettere il tuo video? Così ti vediamo. Sì. Ci sto provando. Aspetta, avvio il video, in questo momento è disattivato, c'è una rotellina che gira. So
Eccoci, ecco. Allora, avvio il mio video. Eccoci qui, eccoci. Allora, è impressionante perché, adesso torno un attimo indietro, che un conto è faticosamente provare a ricostruire una storia, e questo lo si può fare. Io ho provato a un certo punto a rintracciare chi negli anni 70 aveva elaborato queste normative, troppo indietro. Ma probabilmente non ha neanche troppo senso, no? Capire, perché non sono passaggi che sono stati tutti chiari, no? Sono passati tanti anni. E appunto, ricostruite perché è successo, che cosa è successo nella notte tra il 5 e il 6 luglio del 75, no? Quando è stata promulgata questa legge. Da allora in poi è complicato e non so quanto avrebbe senso. Però vederlo tutto davanti ai nostri occhi, in questo modo, con questo schema, fa impressione. Cioè, fa impressione il fatto che ci fosse una normativa così chiara e così limpida e faticosa. È stato faticoso, secondo me, tirarla fuori, no? nel 75, oltre che nel 67, insomma. E poi adesso ci siamo ridotti così. Fa paura, per questo io sono d'accordo con Franco Castellan. È possibile perché... Intanto la risposta è che la norma è cogente. Cioè, il fattore medio di luce diurna è il parametro normativo nazionale. La norma nazionale è una norma che vince su quelle locali, in particolare perché è più restrittiva da questo punto di vista. Nonostante questo, appunto, essendo cogente, nella applicazione all'interno delle normative locali, regionali, provinciali e comunali, si è cercata un'applicazione semplificata che garantisse il rispetto del 2%, ma che appunto si basasse su cose più facili da gestire. E non ho dedicato troppo tempo perché non ce l'avevamo, ma magari se ne può parlare. Quelle che chiamo soluzioni conformi. La soluzione conforme di solito è citata nelle normative, perlomeno in alcune, e si dice si considera raggiunto il fattore medio di luce diurna del 2% se sono soddisfatte una serie di indicazioni. Prima di tutto, il rapporto tra finestra e pavimento non deve essere minore di un ottavo. Poi, per esempio, la trasparenza dei vetri non deve essere minore del 70%, fattore di trasmissione luminosa tau V non inferiore a 0,7. La finestra non deve partire al di sotto dei 70 cm da terra. Non ci deve essere nulla di fronte. Quindi l'applicazione di questa soluzione conforme vale se di fronte la finestra non ha nulla. La profondità dell'ambiente non deve essere maggiore di 2,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra. Quindi era un pacchettino, in realtà, di informazioni richieste che, dal punto di vista dell'approvazione, avrebbe garantito il rispetto del 2%, senza doverlo calcolare. E questo era per evitare un po' uno stallo, perché magari i tecnici non erano in grado di applicare questa formula, non conoscevano i coefficienti. Ovviamente all'epoca ancora non c'erano i software di analisi luminotecnica, quindi si è cercata una soluzione che garantisse il 2% senza doverlo calcolare. È stato un passaggio emblematico perché in alcuni casi è vero che se io rispetto questi punti raggiungo il 2%, in certi altri no, quindi è stata una ipersemplificazione. In più, quello che è successo è che la soluzione conforme poi si è sfaldata e ha lasciato il posto soltanto all'ottavo, che era una parte della soluzione conforme. Quindi c'è tutto un non detto, poi lo sapete meglio di me, la prassi approvativa è un mondo che soltanto in parte fa riferimento alle normative. In gran parte si basa su interpretazioni di ambiguità e zone d'ombra, cercando di, oltretutto, non soltanto fare le cose per bene, ma anche un po' semplificare il lavoro. Guardate che l'inerzia è un nemico incredibile. Cioè, cercare di fare le cose nel modo più semplice e poi prendere il via, perché abbiamo trovato una specie di, appunto, di soluzione conforme che ci consente di semplificare piuttosto che avere la complessità di un'analisi scientifica. È un grosso pachiderma che poi è difficile da sbloccare. Noi sono tanti anni che ci battiamo per questo. Quindi com'è stato possibile? È stato possibile perché in qualche modo l'intenzione era anche buona, cioè rendere le cose un po' più semplici mantenendo però un nucleo di coerenza quantitativa, ma poi questa cosa è sfuggita di mano perché magari chi ha avuto quest'idea non è poi la persona che l'ha applicata
e non è poi la persona che ha preso l'incarico il giorno dopo e che ha dovuto scontrarsi con centinaia di progetti, magari tutti uguali, ha preso una certa piega nell'utilizzo e nell'approvazione di questa tipologia. Poi quando sono cominciate ad arrivare tipologie diverse, ormai era così. Non so come dire, è chiaro che non stiamo parlando di un ambito squisitamente scientifico, ma tutto l'ambito della giurisprudenza applicata è, purtroppo ha a che fare con molti aspetti di prassi. Quindi sarebbe anche difficile in questo momento dire che la prassi approvativa di un comune non è a norma. Per certi versi è vero, no? Perché se non si chiede il rispetto del 2% di fattore medio di luce di una, si sta contravvenendo una normativa nazionale. Ma per certi altri, il motivo per cui si fa questo è una serie di aggiustamenti sulla normativa nazionale che a volte sono passati per una legge, una delibera di consiglio o un altro decreto, altre volte sono semplicemente un'interpretazione di una piccola zona d'ombra e di ambiguità. Quindi purtroppo è così. Invece chiedeva Marina Malpensa se è possibile introdurre premialità. Certo che sì, anzi nei regolamenti o edilizi oppure quelli legati, ripeto, per esempio a un protocollo volontario, che si tratti di Casa Clima, Itaca, LID, eccetera eccetera, esistono sempre premialità. C'è stato un periodo in cui la Regione Toscana, per esempio, aveva introdotto una serie di premialità legate all'uso di aperture orientate a sud. Cioè ci si era resi conto che le aperture orientate a sud, purché dotate di adeguate schermature solari dinamiche, contribuivano al bilancio energetico annuale in modo incredibile e all'illuminazione degli ambienti. Per cui si era deciso che se la superficie in metri quadri, o meglio la percentuale, di fronti orientati a sud trasparente, se superava una certa soglia, garantiva un punteggio più alto e quindi, per esempio, dava accesso a un bonus volumetrico nel caso di ristrutturazione di nuova costruzione o uno sgravio fiscale. Ci sono molti modi in cui l'amministrazione può diventare complice, in senso buono, del mondo dei tecnici, utilizzando incentivi, secondo me, con vantaggi per tutti. Io sono anzi più favorevole a questo che non al fatto di dover obbligare a fare qualcosa per forza che stravolge il mondo della progettazione. Magari iniziare con incentivi e poi a un certo punto imporre uno standard minimo. Se ci pensate, quello che è successo negli ultimi 20 anni dal punto di vista energetico, noi prima avevamo la legge 10, che peraltro si occupavano gli impiantisti soprattutto, da un certo momento in poi sono arrivate la 192, la 311, normative che hanno cominciato a imporci la classificazione energetica, la certificazione energetica, valori minimi, soglie al di sotto dei quali non si poteva andare, di trasmittanze termiche, di lambda, uso dei materiali, ponti termici. Siamo diventati tutti molto più esperti di aspetti energetici di quanto non fossimo prima, ed è stato una sofferenza. All'inizio i tecnici erano sconvolti, sia quelli liberi professionisti sia la pubblica amministrazione, perché era difficilissimo venirne a capo. È stata un po' una forzatura, non è stato tanto un movimento culturale, neanche peraltro il mercato a chiederlo, perché non è che gli edifici che in questo momento consumano meno. Io parlo di una realtà come Roma, il fatto di avere un attestato di prestazione energetica nella fase di compravendita è un obbligo di legge, ma non fa alcuna differenza per chi compra. Purtroppo dovrebbe essere in realtà una differenza, ma ancora no. Quindi è stato più un'imposizione, che però poi in qualche modo ha cominciato a smuovere e ha creato tutta una serie di altre conseguenze a cascata. Io sono più per l'incentivo, però ecco, poi il modo in cui le cose si muovono ha sempre la sua complessità. Giulio, vedi le altre domande? Sì. Sono altre due domande, di sempre una di Marina e un'altra di Franco. Allora, le necessità di illuminazione possono entrare in conflitto con quelle di risparmio energetico? Le finestre grandi sono meno energeticamente efficienti, ma i soffitti più bassi fanno entrare meno luce. Come contemperare queste esigenze complementari? Anche questa è un'ottima domanda, avrebbe bisogno di molto più tempo per essere sviscerata, perché il tema del bilanciamento energetico insieme al tema dell'illuminazione naturale, secondo me, è una disciplina meravigliosa. È un po' bisogna impegnarsi, e le soluzioni semplici non sono quelle migliori spesso, o anche sì, dipende dai casi, ma comunque è la situazione in cui c'è il rischio della coperta corta,
cioè per ottimizzare una risorsa, per risolvere un problema rischio di crearne un altro. Per esempio, essere troppo disinvolti nell'apertura di finestre zenitali o di finestre orientate a sud senza porsi il problema del comportamento dell'involucro, del modo in cui la luce entra e dell'utilizzo intelligente delle schermature solari, del controllo solari, può essere un boomerang energetico, perché si potrebbe arrivare a un eccesso di guadagno termico gratuito, di effetto serra, insomma, no? Per cui surriscaldamento. Ma in realtà questo è uno dei motivi per cui molti sono terrorizzati dall'uso di finestre un po' più grandi, perché oddio oddio, poi il caldo moriamo tutti di effetto serra. Questo non avviene tendenzialmente, e comunque basta essere oculati nell'uso di schermature solari esterne. È molto meglio avere la possibilità di far entrare luce diretta e di escluderla per il semplice fatto che io tiro su e giù una tapparella o ruoto i listelli di una veneziana esterna, piuttosto che escludere la luce diretta per paura dell'effetto serra, magari mettendo pensiline e tettoie ovunque, che sono il più grande nemico dell'abbondante luce naturale che stiamo cercando. Anche dal punto di vista delle dispersioni, è vero, le finestre hanno una trasmittanza termica leggermente più alta delle pareti opache. Questo dipende, intanto, dipende da quant'è la trasmittanza dell'una e dell'altra. Ci sono finestre che sono molto isolanti. La trasmittanza termica, per chi non magari non è un tecnico e ci ascolta, è la capacità di una superficie di lasciar passare, di lasciare uscire il calore. Quindi più è alta la trasmittanza termica, più il calore si disperde. Quindi bisognerebbe cercare di avere una bassa trasmittanza termica. E le finestre, di fatto, ormai quelle di ultima generazione, riescono ad avere anche delle trasmittanze termiche molto basse, quindi la dispersione energetica attraverso le superfici finestrate non è più un grosso problema. In particolare i vetri sono la parte più isolante, paradossalmente, uno non ci pensa, non lo sa, ma in realtà la parte più rischiosa è quella del telaio. Il telaio è la parte con le maggiori dispersioni, e lì è molto importante fare dei corsi di posa in opera, fare attenzione ai nodi strutturali, l'esecuzione del cantiere, no? Anche su quello ci sono certe certificazioni che prevedono poi delle verifiche a cantiere finito, che sulle quali non si può barare, no? Per cui se uno poi ha fatto male una giunzione tra un telaio, un controtelaio e una muratura, poi i punti termici ci sono, si vede, l'aria passa, per esempio, una tenuta all'aria. Quindi le necessità di illuminazione possono entrare in conflitto con quelle di risparmio energetico se non si progetta in modo oculato. In realtà gli stratagemmi sono relativamente semplici, appunto l'uso intelligente di schermature solari, ricordarsi di avere un bilancio energetico annuale e non semplicemente estivo o invernale. Sappiate che ci sono edifici modello, no? Case modello, per esempio certificate con il protocollo Active House, che è uno dei più, secondo me, uno dei più interessanti in questo momento a livello internazionale. Magari in nazioni nordiche, Danimarca, Svezia, il nord della Germania, in cui quindi fa molto freddo, e che magari hanno un 40% di superficie vetrata. Segno che evidentemente le dispersioni termiche non sono poi così rilevanti nel bilancio energetico annuale, se consideriamo appunto i valori di trasmittanza della tecnologia moderna, e se sono messe insieme anche al bilancio energetico estivo, nel quale i guadagni termici sono molto maggiori. Ed è chiaro che non possono dipendere in modo troppo massiccio dagli impianti. Io non posso fare una roba completamente vetrata pretendendo poi di riscaldarla con impianti sofisticatissimi, perché entrerà in conflitto con la sostenibilità e con l'approvvigionamento di risorse, quindi non potrebbero neanche essere certificati. Quindi si tratta di comportamento passivo degli involucri. Dicevo, il tema è un tema piuttosto lungo e ampio da affrontare, però il punto è che si può. Ecco, in quell'edificio, in quella scuola che vi facevo vedere prima, è un tema che ci stiamo ponendo. La tettoia che c'è all'esterno è una tettoia che evidentemente protegge anche dall'effetto serra, perché impedisce che la luce diretta possa entrare e colpire il pavimento, i banchi, eccetera, eccetera. Le finestre per tetti sono posizionate in modo che la luce diretta colpisca le superfici laterali, quindi non arrivi negli occhi, non arrivi sulle persone, non arrivi sui banchi, non provochi abbagliamento, non provochi iperilluminamento. È chiaro che colpendo le superfici verticali comunque innescherà un meccanismo di effetto serra, ma questo dipende anche molto da come sono costruite. Ed è chiaro che avranno comunque delle schermature. E quindi tutto questo è piuttosto controllato. No? Non si tratta di tecnologia incredibile o di programmi sofisticati da usare, si tratta di ricordarci che c'è un bilanciamento da considerare e che quindi la coperta non deve essere troppo corta. Tutto qui.
C'è un'altra domanda. Gli edifici costruiti in conformità alle certificazioni LEED e Caserclima garantiscono il rispetto del fattore medio di luce diurna perché lo hanno calcolato nella progettazione? In teoria sì. È un tema caldo. Io non entro troppo nel merito delle normative specifiche di queste agenzie di certificazione, perché non è questa la sede, insomma, non voglio, sollevare, però sappiate che è un tema caldo. Cioè, il fattore medio di luce diurna sta ricominciando a diventare parametro di valutazione per le agenzie di certificazione, le quali chiaramente si sono rese conto che il rapporto del luminante, che sia un ottavo, un quinto, un decimo, un dodicesimo, non è sufficiente per garantire una corretta illuminazione. È anche vero che ancora lo fanno in modo abbastanza primitivo, ma questo non è vero sempre. In alcuni casi lo fanno in modo un po' primitivo e che alcuni sono alla ricerca comunque di soluzioni conformi, cioè ci si è resi conto che il fattore medio di luce diurna è un po' più complesso da calcolare e che, se volete, è un po' più complesso da garantire, data la tipologia edilizia moderna, in particolare i condomini, data la compattezza dei volumi, data la monodirezionalità degli appartamenti. Ci sono delle leggi di mercato che in qualche modo rimano contro la luminosità. Se io devo azzeccare appartamenti il più possibile in un edificio per poter garantire il massimo sfruttamento di un indice edificatorio, se nessuno può più prescindere da un balcone profondo 3 metri, se ogni volta che apro un varco all'interno di un volume, per esempio per fare una chiustrina interna, un giardino d'inverno, un pozzo di luce, quel volume lo devo comunque calcolare come edificato, eccetera, eccetera, è chiaro che si rema contro, no? Perché o si rispetta un illuminamento oppure si segue un mercato e una necessità economica. Quindi anche lì, secondo me, nella pubblica amministrazione ci sarebbe spazio per cominciare a fluidificare i meccanismi. Quindi molto spesso per riuscire ci si rende conto che è difficile raggiungere questo 2% in tutti gli ambienti, quindi si stanno cercando delle soluzioni appunto conformi, per cui possono raggiungerlo a condizione che però le superfici siano maggiori di, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che le intenzioni ci sono, ancora questa garanzia al 100% non c'è. Per esempio nel protocollo Active House, noi sappiamo che invece questa garanzia c'è perché è un protocollo all'interno del quale c'è anche Velux, noi siamo partner Active House e conosciamo bene il funzionamento dei criteri di valutazione. In realtà anche Caserclima ha molta attenzione su questo e anche il protocollo LEED, nelle loro norme ci sono, il fattore medio di luce diurna è previsto ed è obbligatorio nel calcolo, quindi diciamo, la risposta sinteticamente potrebbe essere sì. Ok, Giulio, grazie. Non essendoci altre domande, io andrei verso le conclusioni. Quindi se vuoi un'ultima battuta rispetto al tema, sicuramente come associazione a conclusione di questo incontro mi viene da dire che dovremo sicuramente rivedere e riaggiustare il tiro anche rispetto alle nuove linee guida europee. Rispetto alle linee guida che avevamo fatto noi qualche anno fa e provare anche a rilanciarle a livello di comunicazione ai nostri comuni, perché penso che poi il tema della formazione, della sensibilizzazione sia fondamentale. Da questo punto di vista vedo collegato anche Serafino Ruperto, che è responsabile, insomma, delle relazioni esterne di Velux, quindi c'è la massima disponibilità, come diciamo sempre, a tutti gli incontri. Di usufruire, beneficiare, insomma, dei nostri relatori nell'ottica proprio anche di un approfondimento successivo. Quindi noi a lunedì di solito mandiamo le slide della presentazione e nella mail che io invio a tutti i partecipanti ricordo sempre che, insomma, se ci sono delle ulteriori richieste di approfondimento, di solito i nostri relatori sono sempre disponibili, perché penso che sia fondamentale agganciare, legare un filo di connessione che resta non solo nel momento dell'incontro, ma anche nei giorni, nelle settimane successive, quando poi gli amministratori o i funzionari si trovano nel giorno per giorno, come dicevi tu all'inizio, ad affrontare quelle che sono le pratiche edilizie del quotidiano, quindi non i grandi progetti, ma le cose concrete di tutti i giorni. Quindi non so se vuoi fare una battuta finale e poi andiamo a salutare. Sì, ma è fatta una domandina in più.
cioè ricordarsi che l'ottavo di rapporto aerolluminante non è un parametro illuminotecnico, è casomai soltanto uno degli ingredienti di una formula un po' più complessa, ma non è una quantità di luce. Quindi, secondo me, se ci chiediamo tutti, privati cittadini, progettisti e amministratori, ma quanta luce c'è? Mi date dei numeri? No? Può essere, poi ognuno trova il modo di farlo, no? Però può essere un inizio per cominciare a ragionare, perché poi quando uno si rende conto che i numeri sono 5 volte più bassi di quello che dice la normativa del 75, come è successo oggi, si sgranano gli occhi e allora un processo virtuoso per forza viene innescato. Quindi cominciamo a farci qualche domanda in più e non diamo per scontato che una prassi abitudinaria approvativa sia la cosa giusta, perché c'è sempre il margine per fare qualcosa di meglio. Altra cosa che voglio dire è che noi siamo a disposizione, tu l'hai già detto, ma io lo ribadisco anche in un altro senso, cioè se qualcuno dei comuni virtuosi, qualcuno dell'amministrazione dei comuni virtuosi ha voglia di consultarci per sapere se un'altra scuola, per esempio, che stanno progettando, o altre realtà edilizie pubbliche, per esempio, in qualche modo sono sotto controllo o no, e vogliamo scambiarci un po' di disegni tecnici per capire se si può fare qualcosa di meglio, anche tenendo fermo un budget, anche se c'è poco tempo, insomma, cominciare a innescare un meccanismo virtuoso, noi siamo a disposizione. Esattamente come stiamo facendo con questo comune, con questa scuola che vi ho fatto vedere prima, insomma, c'è margine per cercare all'interno dell'associazione Comuni Virtuosi e dei loro partner un dialogo che possa portare verso delle soluzioni migliori. Quindi sentitevi liberi anche di condividere con noi del materiale, eh? E noi vi diciamo questa cosa va bene, questa cosa non va bene. Poi si vede se c'è margine per fare qualcosa bene, se no no. Però intanto sono strumenti per una lettura critica della realtà, ecco, questo è quello che ci interessa. Grazie, grazie Giulio. Tra l'altro la buona pratica che hai raccontato e che lo è diventata grazie appunto a questo dialogo che si è attivato tra voi e il nostro comune virtuoso, che peraltro è il comune, possiamo anche dire il nome, nel senso che è il comune di Alfedena, è un piccolo comune abruzzese, e diventerà anche proprio un investimento comunicativo sul quale andremo a costruire un progetto di comunicazione finalizzato proprio a quello che dicevi tu, cioè valorizzare una buona pratica, far vedere che si può progettare bene, che si può costruire bene e con l'obiettivo evidente, trasparente di contaminazione di tutte potenzialmente i nostri 130 comuni soci e perché no anche dei tanti comuni che in giro per l'Italia tutti i giorni progettano nuovi edifici che riguardano le nostre scuole, le nostre biblioteche, i nostri servizi pubblici che possono sfruttare meglio la luce naturale. Sabato prossimo proseguiremo idealmente questo ragionamento sugli edifici pubblici, affrontandolo però dal punto di vista delle ristrutturazioni energetiche e anche per le costruzioni di edifici nuovi, lo faremo raccontando un'altra esperienza ormai decennale. Che è quella del comune di Montechiarugolo, in provincia di Parma, che in questi anni ha lavorato tantissimo sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici e sull'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Quindi io ringrazio ancora Giulio Camiz per essere stato con noi, ringrazio voi per aver Grazie a voi. partecipato, grazie e a sabato prossimo.